Ciao ragazze, allora questo è il video tag di cosa c'è nel mio telefono ed è in collaborazione con Meili Creazioni perché ho vinto il tuo contest e c'erano due collaborazioni tra le vincite, quindi questa è la prima. Allora partiamo subito, intanto c'è la cover che mi ha mandato Margaret nel nostro swap, cioè è troppo bella, infatti ci stiamo già preparando per il secondo swap perché veramente troppo troppissimo bello quello che mi ha mandato lei. Poi sono contenta che lei le sia piaciuto quello che gli ho mandato io, quindi sono veramente felice di questo secondo swap che stiamo facendo. E niente, allora questa è la cover, io ho l'iPhone 4S, al momento lo sfondo è questo, con il gattino, i gattini e la luna. Poi ecco, c'è YouTube, ovviamente sono sempre su YouTube. Lo sfondo insomma, l'altro sfondo sono i cupcake e ho cambiato tutte le icone, poi vi dico anche come ho fatto. Beh, c'è il calendario, la galleria, la fotocamera, i video, il meteo, le note, l'orologio, questo col cavallo e l'apps, col Pegaso, Pegaso unicorno, l'App Store, le mail, YouTube, Google Plus, l'impostazione calcolatrice. E in basso c'è il telefono, WhatsApp, i messaggi e Safari. E questa è praticamente la schermata che io uso di più. Poi di qua c'è l'applicazione delle banche, che non penso vi interessino. Aiuto. Poi le mie applicazioni sullo shopping, AliExpress, dove praticamente faccio vedere al volo un attimo, solamente per farvi capire quanto io acquisto su questo sito. Cioè, mi devono arrivare 6 pacchi, 4 mi sono già arrivati, c'è la wish list di 17 prodotti, cioè di tutto, di tutto. Ho trovato, il mio prossimo acquisto sarà questo. Guardate che bellissime le scarpe di Totoro, le ho trovate! Sarà il mio prossimo acquisto. E niente. E poi c'è Wish che ci compro poco. Su subito.it c'è alcune mie creazioni in vendita. Vabbè, Esselunga, PayPal e Amazon che non comp ci compro quasi mai su Amazon. Poi a Utility c'è i contatti, la bustola, la torcia, la bolla, quella per vedere se le cose sono messe in piano, Shazam e questo qui per i quick scan. Nei social c'ho FaceTime e Angust, ok, non si vedeva niente, questi due. Poi nel misto delle applicazioni c'ho Puffin Free, che è un altro tipo, un altro server, c'è tipo Google Chrome, questo tipo è un'altra cosa di internet. Poi c'è Norton Mobile e questo Voli, dove c'è tutti i voli a low cost, veramente pochissimo. I miei giochi, al momento, c'è cioè, il Restaurant Bakery Story, li ho giocato praticamente un anno e mezzo, poi ho detto basta. Dragon City è di mio marito, ora il gioco del momento è Castle Story. Poi c'è Fantasy Story. Cocoppa invece è l'applicazione che ti permette di cambiare le faccine, insomma, vi faccio vedere. Voi scegliete, ora io faccio quelle gratuite, quindi no, c'è anche Rilakkuma in queste, cioè veramente, per esempio, mettete e cercate Rilakkuma. Search, vedete? Volendo potete mettere tutte le cosine di Rilakkuma, solo che queste qui, ovviamente, essendo più particolari, le andate a cliccare, vi costano 200 punti. Per acquistare punti ci vogliono, mi sembra, ovviamente i soldi, però non mi ricordo, mi sembra 100 punti sono 1 euro, una roba così. Io invece faccio su qua, hot icons e c'è quelle gratuite che non sono tanto male alla fine. Cioè, ora c'è questa nuova col gattino, però sono belline. Cioè, è una bella cosa per cambiare un po' tutto quanto. Poi, andando avanti, vabbè, salute, tutte queste cosine qui. Store, queste qui proprio iTunes e App Store. In
inutili, ecco, questa è un'applicazione che non uso mai. Edicola, Game Center, Map, Passbook, Borsa, Memo Vocali, Memoria e Musica. Cioè, io queste applicazioni mai le uso. E poi qua c'è i basici. Oh, WhatsApp. C'è tutti i basici qua. E basta. Questo era il video tag, che cosa c'è nel mio telefono. Spero che il video vi sia piaciuto. Ah, e volevo sapere se vi va, se vi può interessare, il video con tutte le mie cover, perché ne ho diverse. Se vi interessa fatemelo sapere, così almeno lo faccio. E niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!